Buongiorno, oggi è mercoledì 17 maggio, eccoci al nostro appuntamento quotidiano con l'edicola rassegna stampa che iniziamo subito con leggere il Corriere della Sera, pagina iniziale. Fiumi in piena, fuga sui tetti, alluvioni in Romagna e nelle Marche, il sindaco di Cesena una catastrofe. Ci sono anche alcune immagini fotografiche che testimoniano quale sia stata l'entità di questo disastro. Centinaia di sfollati, un morto a Forlì, stop ai treni, oggi altro allarme, la Premier pronti a intervenire. È stato ritrovato senza vita l'uomo che risultava essere disperso a Forlì. Notte di paura e soccorsi a Faenza, una delle città più colpite dall'alluvione dopo l'esondazione del Lamone. 900 persone evacuate in Emilia-Romagna con strutture allagate e fiumi in pieno esondati, tanto anche a Cesena la gente è stata costretta a salire sui tetti. Anche Marche e Abruzzo sono alle prese con frane e fango. Per quanto riguarda invece la situazione in Toscana, nella zona che confina con la Romagna, risulta al momento isolata Lutirano, frazione di Marradi, comune del Fiorentino, e sul versante romagnolo dell'Appennino, il territorio a causa del maltempo è interessato da frane e smottamenti. Intanto è stata decisa la chiusura delle scuole, oltre che a Marradi, anche a Firenzuola, come specificato dai rispettivi comuni, e a Palazzuolo sul Senio, sempre nel Fiorentino, in Alto Mugello. La protezione civile, si legge poi sul sito dell'amministrazione di Firenzuola, precisa anche ulteriori disposizioni. Siamo nella cosiddetta Romagna toscana. La politica, il voto premia Meloni e il PD, crollo del Movimento 5 Stelle, Macron, migranti, non lasciare sola Roma. La luna di miele con la destra di Giorgia Meloni continua, ma il PD tiene e i 5 Stelle accusano una flessione. La partita rimane aperta, scrive nel suo articolo Monica Guerzoni. Il calcio con l'Inter che batte il Milan e quindi va in finale di Champions League, oggi City Real, Lautaro gela il Milan, l'Inter vola in finale. Vediamo il Corriere Fiorentino adesso. Doppia resa dei conti dopo il voto. Nel PD il rebus alleanze, tensioni tra Fratelli d'Italia e Lega. A Pisa Conti manca il bis per 15 preferenze, comunali via le manovre verso i ballottaggi. Siena e caccia ai 6.000 elettori del Polo Civico, Massa pace difficile a destra. Quindi ci sono delle situazioni specifiche per qualsiasi comune che evidentemente dovranno essere affrontate in previsione del prossimo ballottaggio. Poi ancora lo sport, il ciclismo, oggi la partenza dell'undicesima tappa da Camaiore, Viareggio in rosa, festa sotto la pioggia per l'arrivo del Giro. Vediamo anche alcune immagini che documentano un momento della tappa di ieri, il momento conclusivo con la maglia rosa ieri a Viareggio dopo l'arrivo della decima tappa. Un altro argomento che di questi tempi era balzato sulle cronache era la condizione anche della Misericordia di Firenze. Il nuovo provveditore afferma che lavorerà per riportare i giovani alla Misericordia e sulla questione Conti dice di essere fiducioso. Bernardo Basetti Sani Vettori è il nuovo provveditore della Misericordia fiorentina dopo le dimissioni di Nicolò D'Affitto e parla appunto Vettori del suo nuovo impegno e rassicura anche sul futuro. Veniamo al primo servizio di questa edicola rassegna stampa, parliamo della situazione della FIMER di Terra Nuova. Il governatore Giani in regione ha incontrato Greybull e McLaren, un gruppo autorevole per un'azienda che guarda al futuro, ha detto il presidente della regione. Il servizio è di Massimiliano Mantiloni. Oltre alla conferma dell'interesse dell'offerta di Greybull e McLaren, abbiamo capito che quell'offerta coincide con una strategia di carattere industriale che prefigura, oltre al mantenimento delle attuali produzioni, lo sviluppo di nuove attività anche grazie all'incontro con il mondo dell'automotive. C'è un investitore e c'è un progetto adesso spediti verso il rilancio di FIMER, così Valerio Fabiani a conclusione del tavolo convocato in regione sulla vertenza FIMER. Io mi rivolgo esplicitamente alla proprietà, alla famiglia Carzaniga. Adesso c'è bisogno di stabilità. Basta strattoni, incertezze, inciampi, perché questo è il momento delicato proprio per preparare la ripartenza. In discussione le sorti dell'azienda che produce inverter e che vanta professionalità e prospettive di mercato certe messe a rischio della crisi finanziaria che proprio Greybull McLaren può risolvere intanto con una prima iniezione di 10 milioni. E ho molta fiducia perché vedo persone di grande autorevolezza, di grande determinazione e che riescono a trasmettere anche un senso di speranza. E naturalmente il gruppo Greybull McLaren è di assoluta autorevolezza sul piano internazionale. Prima di leggere la cronaca di Arezzo della Nazione, ulteriori aggiornamenti anche sulle condizioni meteo.
Le cattive condizioni del tempo hanno causato problemi anche in Alto Tevere. A Pezzano, nel comune di Monte Santa Maria Tiberina, alcuni cipressi sono caduti su un cavo dell'Enel danneggiandolo. Intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello e il personale dell'Enel. In Alto Tevere è allerta gialla per le condizioni meteo avverse fino alle prossime ore. Sono attese anche ancora precipitazioni, anche se sparse, qualcuna di esse a carattere temporalesco. Quindi, come è possibile anche constatare, la situazione ancora è piuttosto da tenere sotto controllo, piuttosto difficile in alcune zone soprattutto. Vediamo la cronaca di Arezzo della Nazione, i senza casa dell'università. Ci sono anche studenti fuori, anche nell'Università di Siena, i quali protestano per la situazione difficile legata al caro degli affitti, che di fatto penalizza moltissimo la loro possibilità di soggiornare nelle sedi universitarie. L'argomento, come detto, è oggetto un po' di una polemica diffusa in vari atenei. Abbiamo visto anche nei giorni scorsi le testimonianze da Firenze e da Perugia. Vertice sulla FIMER, servono 10 milioni, la regione ora basta ritardi, abbiamo ascoltato anche le parole del governatore Giani. E poi all'interno, Oro Arezzo punta la meglio gioventù, appello agli studenti, spazi per voi. E quattro giornate del Palaffari, la manifestazione si è conclusa, che fa segnare un incremento notevole sul numero dei visitatori. Gli affari, dice la Nazione, con luci e ombre. E ancora la pandemia e le culle, in città aumentano i figli più della media nazionale, il fenomeno del calo demografico che qui ad Arezzo sembra essere meno avvertito, leggermente meno avvertito rispetto che ad altre zone del paese. Concorso vinto e niente lavoro, 100 operatrici sanitarie in rivolta, entrate in graduatoria con il concorso del 2021 attendono l'incarico, ora il caso è affidato a un avvocato. E stiamo preparando il ricorso al TAR, affermano, per accertare il diritto a essere chiamate dalla graduatoria, quindi ci sono anche dei risvolti legali per questa storia. Vittime del caro affitti, la rabbia degli studenti che testimoniano appunto la loro situazione di disagio. Poi ci sono anche riferimenti alle elezioni comunali. PD non scatta l'effetto Schlein, il voto apre il caso Laterina Pergine, continua l'emorragia di comuni. Questo soprattutto per quanto riguarda la sinistra. Quartiere in fermento, torna Saione Mob con il mercato delle pulci, è un'occasione di riscatto, una festa nelle strade, quindi anche un'opportunità per il quartiere di vivere un'esperienza anche diversa. Appuntamento domenica tra shopping, giochi, sport e musica. Ci sono le notizie brevi. E quindi qualche informazione dai territori, con il ritorno sull'avvertenza sulla vicenda FIMER, in ballo ci sono 10 milioni, il riferimento alle elezioni amministrative a Laterina Pergine con Tassini, neo sindaco che mette la quarta, al lavoro dopo la festa. Poi dalla Valdichiana prendiamoci cura del Calcit, così il sostegno ai caregiver, l'ASL promuove il progetto e via la collaborazione con l'equipe di cure palliative della zona distretto della Valdichiana, è stata presentata ieri alla Fratta. Ci sono poi gli inserti della Nazione e quindi poi altre notizie dalla Valtiberina, riferimento alle elezioni a Caprese Michelangelo con Marida Brogialdi, nuovo sindaco. Poi ancora giovani disabili e lavoro, patto con le aziende, questo in Valtiberina, a Sansepolcro e dal Casentino cercasi pediatri, l'appello dei sindaci alla regione. Lettera all'assessore alla sanità Bezzini, subito un incontro per trovare soluzioni immediate. Il prossimo servizio di questa edicola, rassegna stampa, ci porta a San Miniato. Perché la diocesi di San Miniato compie 400 anni, tante le iniziative in programma per celebrare questa ricorrenza, molto sentita su tutto il territorio, il servizio di Maurizio Zini. 400 anni della diocesi di San Miniato, ne parliamo con Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Paccoso, vescovo appunto della diocesi. Tantissime iniziative, un grande programma. Sì, un programma appunto di festa, perché 400 anni, certo sulla storia della Chiesa anche in Italia, anche nella nostra regione,
non è certo una delle più antiche diocesi, però 400 anni e sono 400 anni di santità anche, vissuta sia la santità vera, c'è diversi santi e beati della diocesi. Fra l'altro proprio dalla nascita della diocesi è poi nato nel nostro territorio tutta una serie di realtà che sono significative sia a livello culturale, sociale, di assistenza più poveri, per cui veramente guardare indietro non è per così fare delle commemorazioni, ma per ritrovare quelle radici che permettono di andare avanti. E poi alla fine del mese, una cosa che mi preme sottolineare, è il giubileo delle aggregazioni laicali, che lo faremo nella vigilia di Pentecoste, nella veglia di Pentecoste, e quindi sarà come un po' riandare all'origine di questa varietà di carismi che compone la bellissima unità poliedrica, come dice il Papa, della Chiesa. E poi il programma proseguirà e fino alla fine del prossimo anno, e chiuderemo appunto un anno che ha visto il passaggio di due vescovi, il mio predecessore che ha inaugurato l'anno giubilare e io che sono chiamato a concluderlo, ma chi lo vive è una comunità che precede anche noi vescovi e che speriamo anche in questo anno ricevano una nuova semina dallo Spirito Santo per essere nel nostro territorio, nella nostra società, un segno di speranza. Ecco, adesso vediamo il Corriere di Arezzo, quali sono gli argomenti pubblicati quest'oggi. Si fa riferimento alla classifica dei redditi nei vari comuni. Nella provincia, Castelfranco Piandiscò nella hit della classifica dei redditi. L'allenatore e due calciatori tirano sulla media, perché sappiamo che Maurizio Sarri risiede nel comune di Castelfranco Piandiscò. Poi ancora si accende la città della giostra, perché si comincia a respirare nel vero senso della parola il clima della giostra. Manca un mese alla sfida, marcia di avvicinamento alla notturna che, lo ricordiamo, è in programma sabato 17 giugno. Oro Arezzo chiude con più 40% di visitatori, i numeri della fiera tornano pre-pandemia e già questo è un dato significativo del quale tenere conto. All'interno, grazie a Maurizio Sarri, siamo il paese più ricco della provincia. Il sindaco di Castelfranco Piandiscò, Cacioli, sottolinea questo aspetto. L'allenatore tira su e qui abitano anche alcuni giocatori, per esempio venuti della Fiorentina e degli Innocenti dell'Empoli. Un mese alla giostra, la città prende colore, strategie scelte nei quartieri per la lancia d'oro dedicata al Signorelli. Poi ancora altre informazioni, il centrodestra punta già a prendere altri comuni, PD battuto si riorganizza. Questa è un po' la condizione, la situazione politica emersa dopo il voto alle ultime amministrative. Torna a Saione Mob, festa per tutti, appuntamento domenica, negozi aperti e mercatino delle pulci, intrattenimenti di ogni tipo, con Oxfam nel vivace quartiere, un'occasione quindi anche per vivacizzare il quartiere di Saione. La chiesa vandalizzata, la chiesa è quella del Torrino, vetri rotti e bottiglie abbandonate, peccato vederla ridotta così. Sono alcuni lettori, più di un lettore, che scrivono proprio al quotidiano per testimoniare appunto le condizioni ormai degradate, di estremo degrado, nelle quali si trovano non solo la chiesa del Torrino, ma diremmo noi, aggiungeremmo anche parte, gran parte di quella zona. Vediamo ancora le notizie dall'Italia. Il maltempo flagella Riccione, allagato il pronto soccorso dell'ospedale, mentre a Senigallia il Misa si è alzato di 3 metri in 6 ore, Emilia Romagna e Marche, quindi le zone più colpite. Fimer adesso fare presto, Alessandro Tracchi della CGL in regione, McLaren deve mettere liquidità, Gianni afferma che il gruppo è autorevole, abbiamo visto anche prima il servizio filmato. Poi ci sono riferimenti al centenario anche dell'Arezzo con varie testimonianze e quindi riprendendo la lettura dai territori, nuovo nido in via di Murata, quindi è Cortona, il sindaco Meoni annuncia la gara per la struttura di Camucia con il finanziamento del PNRR. Questa è una buona notizia. Caprese Michelangelo, Marida Brogialdi dei record, non solo primo sindaco donna, ma torna nell'Unione dei Comuni dove era stata dirigente. Quindi inizia l'avventura da primo cittadino, passaggio di fascia con Claudio Baroni, quindi c'è stato questo passaggio di consegne al vertice dell'amministrazione di Caprese Michelangelo.
Poi notizie dall'Alto Tevere, Monte Santa Maria Tiberina, anche qui si sono svolte le amministrative, è stata confermata la sindaca Michelini, giunta al terzo mandato, subito al lavoro per la città, per il comune. Vediamo anche lo sport, con l'Arezzo che si prepara alla partita di Pineto. Arezzo in ansia per Settembrini, si gioca la prossima domenica, problemi al tallone, rischia di saltare la trasferta di Pineto, torna invece Damiani, quindi l'Arezzo si prepara a quella partita e ricordiamo che oggi si gioca Giana-Pineto, appunto le altre due formazioni di questo mini girone a confronto in Lombardia. Bene, è tutto per questa edizione della nostra edicola rassegna stampa. Grazie della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto insieme con i nostri programmi.